calcissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tempo tra Amnesia e West Ham, risultato di 2-1 per il West Ham. Andiamo a parlare con i giocatori del West Ham. D'Ambrosio, vieni un po', vieni. Guarda, Ambrosio, fai l'intervista 15-18. D'Ambrosio, primo tempo che vede sul risultato di 2-1, la partita non viaggia su alti livelli, è un po', diciamo, poco ispirata per voi. Cosa mi dici? Massimo rispetto per l'avversario, solo che stasera non so perché stiamo giocando un po' molli, siamo un po' molli in campo. Però per il resto penso che abbiamo la partita in mano, però dobbiamo fare gol. Va benissimo, in bocca al lupo per il secondo tempo. Ora andiamo a parlare con i giocatori. Falco! Falco, primo tempo che vede sul risultato di 2-1 per la squadra avversaria. State giocando abbastanza bene, state tenendo testa a un avversario di livello elevato come il West Ham. State giocando veramente bene, cosa mi dici? No, loro si vede, sono forti, sanno giocare a pallone e giocano da tanto tempo insieme. Noi, a parte io e Fabrizio e forse De Rosa, che ci conosciamo un po' di più, però per il resto siamo tutti nuovi. E alla seconda partita già abbiamo cambiato due formazioni, con due sesti di formazione sempre. Allora, diciamo che questa sera ve la state cavando veramente però bene. Però sì, stiamo facendo molto pressing là davanti, perché è lì avanti che dobbiamo cercare di pressare. Infatti il nostro gol è arrivato da un pressing sul difensore loro, che ha perso palla e abbiamo segnato. Dobbiamo cercare di fare più tiri, perché stiamo tirando poco a porta. Abbiamo fatto due tiri, un gol e una parata del portiere. Dobbiamo cercare di tirare di più. Vabbè, sì, in bocca al lupo per il secondo tempo. Ora possiamo dare inizio alla seconda parte del match. Un saluto. Il post partita tra Amnesia e West Ham, risultato finale di 7-1 a favore dei West Ham. Siamo qui con i due migliori in campo, Porreca per l'Amnesia e Colucci per i West Ham. Iniziamo proprio da Porreca, portiere che nonostante abbia subito 7 reti è risultato il migliore in campo dei suoi, con ottime parate ad evitare una sconfitta con un peggior passivo. Dici la tua. Non c'è stata partita. In realtà il primo tempo ci ha aiutato solo un po' la condizione fisica, però nel momento in cui siamo venuti meno anche su quello, tecnicamente non si discutono. Erano già superiori il torneo passato, sinceramente pensavamo di prenderne ancora di più. È andata bene, perché in realtà anche se il punteggio dice 7-1 fino al 3-1 eravate vivi. Falco ha sbagliato un paio di occasioni davanti al portiere, una gran parata sempre su Falco da parte del tuo collega. Vero. Però poi sul 3-1 proprio segnato da Colucci si è andati fuori pista. Sì. Abbiamo mollato mentalmente soprattutto. Fisicamente già stavamo sotto. Poi ci ha tagliato le gambe e quindi non è infetto. Non c'è stata partita. Yeah. Salutate. Ciao. Salutiamo Porreca. Ciao. E andiamo da migliore in campo, Colucci, a cui diamo la medaglia dell'MVP. Colucci, tripletta. Primo tempo si vedeva che avevi gamba, però non eri entrato ancora nel match. Poi hai deciso di chiudere la partita. Sì. Il primo tempo, se per questo, tutta la squadra ha giocato malissimo. Ritmo infatti lento. Eravamo solo 2-1, con molti gol mangiati, soprattutto da me. Infatti il MVP non lo meritavo assolutamente, però sono contento per la tripletta e per il secondo tempo disputato per West Ham. Come mai qual è la motivazione che avete dato a questo primo tempo blando? Come al solito abbiamo sottovalutato l'avversario, blando, come abbiamo fatto nel Super 5 lunedì. Come potreste migliorare sotto questo punto di vista, che è un approccio psicologico sbagliato alla partita? Sì, dobbiamo migliorare gli approcci alla partita, soprattutto all'inizio. E soprattutto non sottovalutare mai l'avversario. 6 punti, punteggio pieno, un girone difficile. Un girone difficile, sì. Cosa dove vorrete arrivare? Sinceramente le vorrei vincere tutte. Questa è una bella sfida. 3 punti, però noi ci proviamo. Dedica per la medaglia e per la prestazione. A Parisi, che non è potuto venire per un problema familiare. Con Colucci salutiamo Parisi. Arrivederci. A voi. Ciao ragazzi.